Bentornato nel mio canale YouTube, ti auguro un mese molto significativo e meraviglioso, pensa sempre positivamente. La fortuna arriverà presto a tutti. Oggi è lunedì 3 maggio 2021, di seguito le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox di oggi. Oroscopo Gemelli, lunedì all'insegna della fantasia. Il sole e la luna ignavi non vi sorridono né vi fanno guerra, sembrano semplicemente ignorarvi. Non così Nettuno, alto nel cielo in quadratura, che confonde le emozioni e invia segnali nebulosi e contraddittori. Pausa di riflessione, troppe fantasie, ciò che decidete oggi non ha validità per il futuro, anche i vostri traguardi necessitano di un'attenta revisione, idealmente sono belli e colorati, ma mancano di un costrutto sensato. Date retta al grillo parlante, non dite e non fate cose di cui vi potreste vergognare. Appagamento dei sentimenti in amore, nella coppia si stabilizza il rapporto e insorge una collaborazione, anche in campo economico, come un'attività, un commercio. Unione vantaggiosa non solo dal punto di vista sentimentale. Buone prospettive economiche per la coppia. Incontri a sorpresa con ex partner, o persone che potrebbero anche crearci imbarazzo. I single particolarmente potrebbero incontrare persone a loro care con le quali si riannodano i rapporti. Il comportamento ambiguo di un amico ti disorienterà. Pazienza. Oggi, per ottenere ciò che desideri dovrai essere molto più deciso. Buone possibilità per un lavoro nuovo, sfrutta l'appoggio di due persone particolarmente fidate. Fidati di un Capricorno. Oggi è possibile che scopriate un segreto che vi turberà e vi imbarazzerà, forse sarebbe meglio non saperlo. Gradite sorprese nel tardo pomeriggio, in amore in serata sono possibili nuovi e interessanti incontri. Per alcuni non sarà difficile incontrare per caso qualche proprio ex partner. Curate di più i vostri interessi in una pratica assicurativa che avete avviato. Fate in modo da sostenere l'avvocato con elementi nuovi e convincenti. Cuore in subbuglio soprattutto nel tardo pomeriggio. I nati tra lunedì e mercoledì avranno il loro da fare con impegni di lavoro o colloqui. Piccole incomprensioni con amici o parenti. Un periodo in cui riceverete molti messaggi, telefonate in arrivo anche in attese. Solo non fatevi problemi a non rispondere a qualcuno che non volete sentire o vedere. Oggi cercate di non restare soli e di non chiudervi in voi stessi. Nel primo pomeriggio ci potrebbe essere una ventata di nostalgia per persone del passato. Fate attenzione a che questo non vi lasci con un umore sbagliato. Fate buona guardia ai vostri sentimenti. Oggi potreste avere delle piccole fasi di scoraggiamento a causa dell'ambiente che vi circonda. Evitate pettegolezzi e soprattutto aggirate le critiche che gli altri vi rivolgono con tanta diplomazia. Avrete a disposizione le armi giuste per rendere appagante ogni momento con la persona amata. Sarà indimenticabile. Con gli amici le cose sembreranno riprendere la direzione giusta, dopo qualche incomprensione che vi aveva lasciato l'amaro in bocca. Adoperatevi per compiere qualche lavoretto lasciato in sospeso, qualcosa che solitamente richiederebbe molto del vostro tempo. Oggi potreste farlo in un batter di ciglia, solo per la vostra predisposizione mentale e fisica. Un nuovo contratto è nell'aria per affari nuovi o per un nuovo lavoro. Guizzanti del vostro spirito più lieto, vi godete una lunedì particolarmente fortunata. Giove e Saturno nel segno alleato dell'Acquario vi propongono una giornata in armonia con le vostre corde. Questo straordinario duo vi propone equilibrio, armonia, salute psicofisica. Se vi piace provarvi negli sport di squadra, calcio e pallavolo, avrete oggi l'opportunità di far valere le vostre performance. Non male neanche le tipiche discipline sportive collegate astrologicamente col vostro segno, come il tennis, il golf, il tiro con l'arco. Infine, ultima, ma non meno importante, la barca a vela. Sul lavoro non prendete decisioni affrettate. Se vi è stata proposta una nuova occasione per la carriera, valutate pro e contro prima di accettare. Come si suol dire, chi lascia la strada vecchia per la nuova, sa quello che lascia ma non sa quello che trova. Venere nel segno porta belle novità in amore. Già è tanto. Cari gemelli, la luna è opposta quindi farete fatica anche ad accorgervi dell'amore che avete in rotto. Sul lavoro sono tanti i pianeti a vostro favore quindi via libera alla creatività. Forse le vostre regole iniziano a stare un po' strette a tutte quelle persone che vi sono intorno, che non ne possono più di comportarsi come soldatini. Indubbiamente, potreste aver esagerato. Cambiate presto prospettiva.
modo di fare qualche imposizione, altrimenti si allontaneranno in fretta. Anche e la stabilità vi fa stare bene, ogni tanto bisogna anche cambiare registro, per evolversi. Giornata Sniff, forse dagli altri vi aspettavate più partecipazione ed entusiasmo, soprattutto idee e progetti chiari, invece naviga tutto nella nebbia. Esattamente come per voi, fa testo Nettuno alto nel cielo in quadratura, mentre il Sole, immobile e ignavo insieme al vostro astro guida Mercurio e a Venere, sonnecchia in dodicesima casa, dove medita ma non agisce. Salvo poi riscuotersi tutto a un tratto, colpito dal fulmine di Urano, pronto a ricordarvi tutte le incombenze in agenda per la prossima settimana. Se intende rendervi isterici, ci riuscirà a meraviglia. Amore ed Eros, sentimenti incerti, forse avete visto troppi film romantici o letto romanzi rosa imperniati su valori retro. L'insoddisfazione non riguarda la coppia ma voi stessi, giocando con la fantasia sognate successi incredibili e viaggi stratosferici, invece vi sentite prigionieri del solito tran tran. Nuove avventure amorose si dipingono sul vostro orizzonte rischiarandovi il cuore. Il vostro temperamento giocherellone non si lascia scappare nessuna buona occasione di conquista erotica e di novità che possa rallegrarvi. Attenzione tuttavia a non urtare la sensibilità di chi vi vuol bene veramente, magari con la vostra sottile e pimpante ironia che involontariamente degenera in sarcasmo. Lavoro e denaro, progetti confusi vi fanno perdere tempo ed energia, ma forse è bene così, oggi non è tempo di azione ma di riflessione e ripensamento. Nemmeno l'economia agire per il verso giusto, tutto troppo fluttuante per farci affidamento, per di più penalizzato dalla pandemia, che ancora non si sa come andrà a finire. Il pensiero torna ai bei tempi andati, in cui tutto era sicuro e a portata di mano, magari non li avete vissuti, ma ve li hanno raccontati i parenti o li avete visti al cinema. La tua mente avrà difficoltà a gestire l'energia inaspettata. Rimanete in equilibrio e siate aperti a diverse possibilità. Questa flessibilità sarà la chiave per rimanere sani di mente durante gli eventi a sorpresa che si presentano durante la giornata. Se siete studenti o in preparazione di concorsi pubblici per ottenere un lavoro, con Mercurio, il vostro astro signore, positivo nel Toro, vi impegnate con tutta la vostra concentrazione razionale, la fatica di rimanere in casa e sui libri non vi pesa, specie se festeggiate il vostro compleanno nella seconda decade gemellina. Benessere, tranquilli ma non sereni come sarebbe dopo, aiutatevi visualizzando luce rosata o azzurra, e scegliendo gli stessi colori anche per l'abbigliamento. I vostri mal di testa potrebbero avere una natura psicosomatica. Attenzione agli eccessi. Lo stress vi sta condizionando anche il sonno. Cercate di riposare il più possibile. Per lei, letture profonde, ideali per un pomeriggio tranquillo, troppo rispetto alla vostra smania di movimento e comunicazione. Per lui, un sogno vi offre lo spunto per ripensare al passato, un filo di turbamento ma siete pronte a metterci una pietra sopra. Colore delle emozioni, beige rosato. Barometro dell'umore, coperto. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6. Attività, 5. Finanze, 6. Benessere, 5. Queste sono le previsioni astrologiche che informano oggi l'amore, il lavoro, la fortuna e la felicità di Paolo Fox. Grazie per aver guardato i miei video, mi sento molto meglio a darti questi segnali. Non dimenticare di mettere mi piace, condividere e seguirmi nei prossimi video, il tuo supporto è la mia grande motivazione ogni giorno. Ci vediamo.